Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. È uscito da qualche giorno un video sul canale di Ghera Orologi dal titolo Il mercato è crollato, prezzi giù da Rolex a Patek, punto, ce lo metto io perché non c'è, che fare? Ora sapete che Ghera Orologi è uno dei miei canali preferiti, insieme a Marco Bracca e insieme allo zio Poli. Diciamo, non c'è una classifica fra tutti questi tre perché si sorpassano di continuo. Quando esce un video si sorpassa e diventa il mio preferito continuamente, diciamo così. Hanno raggiunto ormai delle vette inaudite. Ora però in questo video analizziamo un po' quello che dice Ghera Orologi a proposito del mercato. Allora, parte da una notizia di questi giorni dove sono stati presentati i risultati del primo semestre, cioè da gennaio a giugno, del gruppo Swatch. Ed il gruppo Swatch ha registrato un 14,3% di calo del fatturato. Ora, il gruppo Swatch dice che il motivo è legato alla Cina e a Hong Kong, e la motivazione è che i cinesi in questo periodo preferiscono avere uno stile di vita un po' più pacato. E non, insomma, un po' più sobrio, ecco, e quindi hanno deciso di spendere meno in orologi molto molto costosi. E quindi c'è stato questo calo, però pensano che nella seconda metà del 2024 riusciranno appunto a migliorare perché per via del Giappone, per via degli Stati Uniti. E poi, insomma, credono anche che la Cina comunque possa riprendersi, magari per quanto riguarda gli orologi di fascia che costano un pochino meno. E su questo ci siamo, da questo punto di vista, insomma, questa analisi, che appunto di cui parlava Ghera Orologi, è corretta. Dopodiché si lancia sulla Russia. La Russia, che ha, secondo lui, una forte parte della popolazione, è ricca e benestante, è venuta a mancare questo fatturato del importante, secondo Ghera Orologi. Anche questo ha contribuito al fatto della mancanza, appunto, di fatturato del gruppo Swatch. Noi oggi abbiamo soltanto i dati per quanto riguarda il gruppo Swatch, ma lui dice: siccome il gruppo Swatch è uno dei più grandi, per cui potrebbero anche gli altri aver avuto le stesse ripercussioni del mercato. Non lo sappiamo, cioè un discorso che fa lui, ma insomma non sappiamo se il gruppo Richemont, se LVMH, se Rolex ha avuto un calo del fatturato nel 2024, anche nella prima parte. Comunque, a parte questo discorso, il mercato russo non è così importante come dice Ghera Orologi. Ovvero, intanto, e questo lui lo dice, il crollo delle vendite in Russia è partito nel 2022, cioè subito quando è partito il conflitto, lì subito è partito l'embargo, per cui non si davano più orologi, per cui sono andati quasi fondamentalmente a zero. Tendenzialmente, insomma, qualche cosa in qualche maniera li arriva, ma sono già dal 2022. Ma comunque, se considerate che il fatturato delle aziende svizzere è di 26 miliardi di franchi svizzeri, il fatturato come acquisto di orologi della Russia non è mai andato oltre, anche se effettivamente faceva, insomma, pensare, no? Che ci sarebbe stata un miglioramento, non è mai arrivato oltre i 260 milioni, per cui
non ha mai raggiunto neanche l'1% del fatturato totale. Certo, e il mercato russo era il 17° mercato al mondo, per cui insomma, non c'è nulla in. Non è così determinante. Comunque parliamo del 2022 e il 2023, invece sappiamo che l'orologeria svizzera è andata bene, sono migliorati sia come fatturato ma anche come numero di pezzi. Per cui mi sembra, insomma, tirar fuori oggi la Russia mi sembra un qualcosa che non è molto pertinente. Di un fatto che è successo nel 2022, il 2023 è andato bene, quindi il 2024 perché dovrebbe incidere se erano andati a zero? Cioè non c'è o tendenzialmente a zero. Cioè la Russia, il mercato russo, non è mai stato fondamentalmente, non è mai stato un mercato importante, non lo è mai diventato perché fondamentalmente è sbagliato quello che dice. Cioè non è vero che c'è una forte, lui dice così, forte parte della popolazione che è ricca, non è così. In Russia mediamente sono poveri, questa è la realtà. Vivono di altre cose, ma non di ricchezza. Quindi non è così. C'è una piccola parte di russi che sono molto ricchi. E che forse oggi lo sono anche un pochino meno, forse, dico forse, magari non è neanche così, magari sono diventati ancora più ricchi o magari sono rimasti allo stesso livello, ma mediamente i russi non sono affatto ricchi. Dopodiché si va, insomma, una perla abbastanza notevole, dice il mercato europeo è minuscolo in confronto all'America e alla Cina. Cioè, questo è uno sfondone, no? Uno sfondone enorme, cioè nel senso di proporzioni notevoli. Cioè, l'America, considerando, va bene, è il grosso, è il Nord America, no? Va bene, viene da sé, ma anche considerando il Centro America e il Sud America, cioè l'America tutta, rappresenta il 19% del mercato totale. L'Africa l'1%, l'Asia sappiamo che è il mercato più importante, il 49%, l'Oceania il 2%, naturalmente in Australia insomma sono anche pochi, ma l'Europa rappresenta il 30%, per cui è il secondo mercato più importante dell'America. Quindi non, cioè questo è uno sfondone. Questo è uno sfondone che solamente, solamente ecco, un neofita poteva avere l'idea, ma non solo, ci vuole un neofita con la faccia tosta anche per andare e realizzare un video sul mercato con queste conoscenze. Ma insomma, andiamo avanti. Poi si butta ecco, su un'analisi del perché i fatturati sono aumentati negli ultimi anni, cioè secondo lui i prezzi sono cresciuti per via dei prezzi del secondo polso, ovvero lui dice c'è cioè, Rolex si vendeva no? Gli orologi appena venduti, quindi seminuovi, ecco, venivano venduti a un prezzo più alto, molto più alto, per cui l'azienda, la Rolex stessa, ha deciso di alzare, di incrementare gli orologi, il prezzo degli orologi. Ora, questo è vero in parte, diciamo c'è una parte di verità, ma sicuramente determinate aziende hanno rincorso, no, i prezzi del secondo polso. Questo è possibile, ma lì in questi famosi incrementi di cui tutti parlano, questa bolla, naturalmente che io sono stato il primo che ha detto che sarebbe scoppiata, era evidente, è sempre un fenomeno limitato a determinate aziende, come per esempio c'è sicuramente Rolex, c'è. Poi per quanto riguarda gli orologi sportivi, naturalmente Rolex ha una grossa componente
della sua collezione è composta da orologi sportivi. Ma poi Patek Philippe, per quanto riguarda gli orologi sportivi, Audemars Piguet, questi sono stati quelli che hanno avuto gli incrementi del secondo polso più importanti. Tutto il resto non ce l'ha avuto, non ce l'ha mai avuto neanche nel momento della bolla. Eppure tutti hanno alzato i prezzi. Non c'è, per esempio, Omega non ci ha mai avuto il problema di trovare gli Speedmaster. Si trovavano tranquillamente gli Speedmaster usati. Quindi però anche Omega ha avuto degli incrementi, quindi cos'è che ha portato al fatto di questi incrementi? La semplice analisi del mercato che Ghiera Orologi non sa fare, ma non ci va neanche vicino. Cioè, il capire che gli orologi di fascia bassa perdevano, non venivano venduti, mentre invece gli orologi di fascia media erano stabili o guadagnavano, diciamo dai 3.500 franchi in su guadagnavano, e guadagnavano proprio vendite, i numeri di pezzi venduti. Quindi si sono tutti gli orologi, anche quelli di fascia bassa, sono andati verso quella o fascia media, hanno cercato di entrare in quella fascia di mercato che stava aumentando proprio come numero di pezzi venduti. Quindi la fascia alta e la fascia medio-alta, da 3.500 franchi in su, andava molto bene. Da lì l'incremento di tutti gli orologi, anche quelli di livello più basso, perché si spostavano tutti dove il mercato era più florido. Questa è la motivazione principale. Dopodiché, va bene, questo è scontato, dice oggi come oggi, dice il Tudor Black Bay, lui si meraviglia, GMT viene venduto a 2.800 euro, una volta lo pagavi anche di più di un Tudor, se lo volevi, un Tudor nuovo, se lo volevi appunto nuovo. Allora, non è così, si sono sempre trovati tutti i Tudor, se li tiravano nella schiena, può essere il momento che uscivano il modello nuovo, chiaramente ci vuole un tempo tecnico perché possa arrivare in concessionaria, però si sono sempre trovati senza nessun tipo di problema. Io vi avevo già detto, ho fatto innumerevoli video dicendovi: guardate che Tudor non sarà mai Rolex. Non c'è speranza perché non ha un passato, non ha una storia, non ha nulla, è una fotocopia o cerca di un omaggio praticamente a Rolex. La storia veramente di Tudor è molto molto limitata, e ci sono veramente pochi anche pezzi, secondo me, che sono validi e che hanno insomma una logica, una ragion d'essere, ma per il resto. Ecco, parliamo di orologi ben fatti, sicuramente sono orologi insomma da indossare, ma da un punto di vista, diciamo così, dei prezzi si sapeva che saremmo arrivati a questi prezzi qui, cioè non c'era dubbio, cioè, è solo lui che non lo sapeva, perché cioè, le cose io le avevo dette chiare, insomma, per me sono scontate. Dopodiché qui una confusione totale, no? Perché lui vive nella nebbia più totale, dice: gli orologi sono dei beni di consumo, sono dei monili. Ma allora, cioè, c'è anche la réclame, mi sembra, no? Che dice: un gioiello è per sempre. Mi sembra, che faccia sempre. Mi sembra, che diceva così. Allora, o sono dei beni di consumo, tipo uno, cioè, compra la macchina quando ha 200 o 300 km, dipende dal motore, che a un certo punto non sta più in piedi, uno l'ha usata, non vale più la pena, no? Perché sono più le spese di ricomprare una macchina nuova. Quindi quello è, ora per fare un esempio, o un maglione, quando appunto non è tutto infeltrito, perché uno l'ha lavato e l'ha rilavato, è scolorito e che ha finito il suo. Quello è un bene di consumo. Beni di consumo possono essere più lunghi, più corti, ma hanno sempre una durata. Il monile di per sé non ce l'ha. Cioè, il monile, se te dici: guarda, l'orologio è un monile, come può, e quindi vuol dire che è un gioiello, io sono d'accordo, vuol dire che l'orologio, se è tenuto
in cassaforte ha una durata lunghissima, quindi 100 anni, quindi tende all'infinito, cioè tende all'infinito perché noi non ci arriviamo a quel non ci arriviamo a 100 anni. Per cui di che cosa stiamo parlando? Cioè, qui è la confusione più totale, no? Di una persona che non ha che vuol trattare questi argomenti, ma che non ha le basi minime, no? Cioè non ha chiarezza neanche nella sua testa. È un bene di consumo o è un monile? Se è un monile, non è un bene di consumo. Tendenzialmente è un gioiello e quindi uno lo usa, lo tira fuori dalla. Se lo vuole usare, lo tira fuori anche mai, rimane un gioiello. Uno ce l'ha, ogni tanto lo tira fuori dalla cassaforte e lo guarda. Questo è il. Oppure per una festa, per un matrimonio, appunto lo utilizza e poi dopo lo rimette in cassaforte. Cioè, questi sono i diamanti, ma poi o i monili in generale. Questo è l'utilizzo che ne viene fatto e quindi non sono beni di consumo. Dopodiché, ancora più confusione, che lui parte, no, con questa filippica dicendo: noi non abbiamo bisogno di gente che cerca l'investimento, cioè che cerca il guadagno. Noi abbiamo bisogno di gente che utilizzi gli orologi, cioè che li compri per tenerli, e poi dopo alla fine, appunto, si smentisce, cioè neanche il tempo di finire il video, dice: seppur io sia un appassionato, cioè basta dirlo, di orologi, sto pensando di vendere un paio di referenze. Ma allora, cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, se hai detto abbiamo bisogno di gente che compra gli orologi e non li vende, allora non sta più in piedi, no? Quello che dici, cioè, è evidente, se te sei lì che stai aspettando, vedendo di vendere, dici: certo, ci sto rimettendo, però insomma, che vuoi che sia, ho capito, ma se te, cioè, non capisci che te auspichi che entrino nel mercato delle persone che non sei neanche te, perché te sei uno che compra e poi rivende, e quindi. È chiaro che non c'è nulla di male, per l'amor del cielo, ognuno fa quello che vuole. Io non ho mai fatto un video contro le persone che vogliono far guadagno, che vogliono perlomeno mantenere un valore della propria collezione. Va benissimo anche vendere, però sei te quello che ha sparato questa filippica, sei te che sei il trombone della situazione, che non vuoi gli speculatori, che non vuoi, cioè, e quelli che vendano, e poi dopo dici: sì, anch'io sto pensando di vendere un paio di referenze. Cioè, non c'è neanche, ma neanche nello stesso video, ecco, c'è una continuità, non c'è una logica, un minimo di buonsenso, un minimo di coerenza, ecco, diciamo così, di quello che viene esposto. Comunque, rimane sempre uno dei miei canali preferiti, insieme al Bracca, che però è un po' sottotono, insomma, sta pubblicando pochissimo, e al grande Zio Poli, che insomma anche quello quando fa dei video sono video, insomma, notevoli. Come sempre, se vi è piaciuto questo video mettete un like, e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!